voltiamo pagina. È atteso per fine ottobre, ma il piano del governo per la crescita scalda il mondo economico anche nel Lazio, dove la crisi sta cancellando migliaia di posti di lavoro. Sentiamo cosa chiedono le imprese della capitale nel nostro consueto spazio economia. Arriveranno entro fine mese. Le misure per sostenere la crescita e l'economia scaldano le imprese del Lazio, dove la crisi sta cancellando migliaia di posti di lavoro. Tante le ipotesi, dai condoni alla stretta sulle pensioni. E mentre la politica discute dal mondo delle imprese, dell'artigianato e del commercio della capitale, arrivano precise richieste. Che cosa mettereste voi artigiani in questo provvedimento per rilanciare l'economia? Ma sicuramente incentivi alle imprese nei punti di maggiore difficoltà. Vale a dire gli investimenti e l'occupazione, creare sistemi di vantaggio per le imprese che in una fase così difficile hanno il coraggio di assumere e di investire. Un altro elemento importante è quello dell'alleggerimento dello Stato. Lo Stato deve liberalizzare e vendere una parte importante del proprio patrimonio, sia immobiliare che delle società, e con i soldi ricavati da queste vendite fare quegli investimenti infrastrutturali necessari per la modernizzazione del nostro paese e della nostra economia. Roma è la città che più di altre in Italia sta pagando la crisi. Ci sono delle priorità per la capitale? Il nostro paese, la nostra città, è una città e un paese che ha una pressione fiscale molto alta. E già se si facessero degli interventi per abbassare questa pressione fiscale già sarebbe una cosa positiva. Cioè non possiamo più, le aziende non sopportano più questa pressione fiscale così alta. E abbiamo visto già con l'aumento dell'IVA dell'1% che sta creando problemi sui consumi. Molte aziende a Roma, nella nostra città, stanno chiudendo, chiudono, quest'anno ne hanno chiuso già nei primi 2 mesi, nei 9 mesi 2.000, con l'espulsione di 6.000 posti di lavoro, ma molte aziende chiudono per la pressione che si sta avendo dalla Gerit e Equitalia. Stanno chiudendo aziende perché non gliela fanno a pagare quello che devono pagare a Gerit e Equitalia per le multe. Entro fine mese ci sarà la presentazione del decreto sviluppo, la partita è ancora aperta. Gli imprenditori aspettano di sapere qual è la ricetta del governo per rimettere in moto l'economia.